il prossimo speaker, non voglio perdere altro tempo, mi ha chiesto una cosa, di non dire una cosa, quindi sarà l'unica cosa che dirò. Mi ha chiesto di non dire che è un UI developer ed è con sommo piacere che chiamo sul palco Emanuele Macri. Spettacolo circolare. Ciao a tutti, grazie comunque. Allora, intanto grazie di essere qui, come tutti, insomma, sono su un palco dopo 3 anni, quindi scusate se ogni tanto incespico un po' le parole, ma va bene così. Allora, è un titolo un po' clickbait, ma neanche troppo. Parleremo un po' del perché nessuno vuole più scrivere CSS, o almeno perché spesso questa cosa viene detta. E cominciamo subito col dire che questo non sono io, questo è Paolo. Paolo è il mio engineer manager ed è la persona che dovete incolpare per il fatto che io sia qui su questo palco, in quanto è stato lui qualche tempo fa a dirmi: ma che ne dici di proporre un talk al CSSDI? A me e al mio team, in realtà, non solo a me. E così io ho detto: ok, vediamo, magari si può fare qualcosa. Che cosa è successo? È passato un po' di tempo, un po' di tempo a pensare a dei talk tecnici, ma la verità è che più mi sforzavo di capire, magari questa cosa interessa, parliamo di questo, parliamo di quest'altro, ma non avevo troppe cose da dire. L'ultima domanda che mi sono fatto è stata: ma ha davvero senso parlare di un talk tecnico quando sono in così pochi a voler scrivere CSS? Ed è qui che è nato il talk. Ovviamente sono stato già presentato. Mi ripresento velocemente, sono Emanuele Macri e negli anni spesso mi hanno chiamato in tantissimi modi diversi. Sono stato sempre quella figura un pochino eclettica, o almeno che voleva essere eclettica, non necessariamente con buoni risultati, e che voleva fare sempre un po' di design, un po' di sviluppo, specialmente front-end. E negli anni quindi sono stato chiamato in tantissimi modi diversi, forse alcuni di questi nomi vi sono familiari, grafico, web designer. CSSaro è successo, CSS developer, qualcuno aveva detto prima appunto, quello che vede i segnini, il programmatore, insomma, tantissime cose diverse. Attualmente in realtà faccio il front-end developer all'interno di Prima Assicurazioni, specialmente nel team che si sta occupando di sviluppare, disegnare e sviluppare il design system. E quindi parlando di front-end e design, ovviamente non si può che parlare di CSS. Quella cosa bellissima che fa arrabbiare spesso tante persone. Allora, tanto scusate, mi allontano un pochino. Quindi, quella cosa che fa arrabbiare spesso tantissime persone. E perché però? La risposta mi è arrivata in maniera molto strana da Facebook, o meglio, da un mio post scritto su Facebook 12 anni fa, in cui scrivevo più o meno una cosa del genere. CSS odio. Erano 12 anni fa, io avevo 18 anni, stavo appena cominciando a studiare effettivamente tutto quello che era il mondo del web, dello sviluppo, eccetera. E questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, ovviamente. Primo perché ovviamente adesso CSS è abbastanza il mio pane quotidiano. La seconda cosa per cui mi ha fatto sorridere è che effettivamente non è una frase cioè è una frase che si sente dire abbastanza spesso, sia da chi si sta approcciando un po' a quel mondo, sia a chi invece il CSS magari lo scrive o non lo vuole scrivere da anni, quindi ha una certa seniority. Quindi, mi sono bruciato la slide, quindi perché questo? Perché, scusate, perché questo? Il CSS, come tutti e tanti hanno detto, noi amiamo scrivere CSS, io amo il CSS, è vero, bla bla bla, però il CSS per quanto mi riguarda ha tanti problemi. Uno di questi che ovviamente deve essere anche interpretato dal browser, ci sono delle specifiche ovviamente, ma non sempre vengono rispettate e ogni browser le applica quando e come vuole lui. Questo era un problema soprattutto nel passato, quando c'era il caro Internet Explorer, che quest'anno finalmente morirà e cercheremo di mettere una croce sopra, anche se magari alcuni o molti di voi lo utilizzeranno ancora, ma appunto, slide bruciata. Adesso Safari sta prendendo egregiamente il suo posto come piccolo generatore di browser
bestemmie, qualcosa di... Comunque, perché quindi dovrei scrivere CSS? Questa è una domanda che mi è stata fatta durante un colloquio, o meglio, io stavo tenendo un colloquio, ne ho fatti parecchi negli ultimi anni nella mia azienda, e faccio sempre la prima parte del colloquio, mi faccio molte domande di CSS, stile, SAS e quant'altro, insomma, tutto quello stack. A un certo punto un candidato mi ferma e mi fa: ma quindi dovrei scrivere solo CSS? Mi stai facendo un sacco di domande. E a che pacatamente ho risposto: sì, devi scrivere CSS, cioè è il lavoro di un front-end developer, scrivere CSS. Però da me in realtà, cioè io faccio soltanto JavaScript e mi occupo solo di React, da me lo fanno i grafici. Allora, i grafici, intanto facciamo un piccolissimo appello su questo palco, eliminiamo la parola grafico quando si parla di CSS, quando si parla del mondo del web soprattutto. Vi prego, ma a parte questo, non è l'unica persona che me l'ha detto. E col tempo ci sono state tante persone che ho visto, che ho sentito, che non apprezzavano il CSS, come non apprezzavano, e magari anche altre persone che magari lo apprezzavano, ma non apprezzavano l'altra parte della barricata, quindi tutto il JavaScript o la parte logica e quant'altro. Quindi, perché il CSS viene visto così male? Allora, per quanto spero di trovare, cioè, in questo pubblico e chi ci ascolta da casa, gente che conosce il CSS, lo apprezza e quant'altro, il CSS non è perfetto, ha evidenti problemi e se li porta da tantissimi anni. Mi sono fatto questa domanda, ma soprattutto l'ho fatta anche ad altre persone, ad altri sviluppatori, colleghi e quant'altro. Quello che mi sono detto è che, cioè quello che mi sono detto, quello che è uscito fuori è che ci sono due risposte, due macro risposte che possono racchiudere il tutto. La prima è che il CSS non è un linguaggio logico, anzi, spesso, per quanto mi riguarda almeno, spesso non viene neanche considerato un linguaggio, anche se un linguaggio di stile lo è, e come. Non è un linguaggio logico, e questa piccola differenza, cioè che non c'è una logica di sviluppo nel CSS, ma c'è una grande mnemosità, cioè il CSS è un linguaggio molto mnemonico, tu devi conoscerlo per applicarlo. E nel tempo le regole sono cresciute tantissimo, a dismisura, in maniera abbastanza esponenziale, se pensiamo a come sta andando anche avanti abbastanza velocemente nel corso degli anni. È un linguaggio logico e molti sviluppatori, anche spesso come mindset, non si approcciano troppo a fare del design, a fare quello. Vogliono fare effettivamente la logica, vogliono magari lavorare solo su JavaScript, non vogliono mettere le mani su qualcosa che non conoscono o non vogliono conoscere, appunto, come diceva prima Giuseppe. Quindi, spesso non vogliono approcciare questo linguaggio proprio perché è fuori dalla loro comfort zone. Il secondo motivo è che si tratta pur sempre di design. Girandoci intorno, il CSS, come abbiamo detto prima, è il reale anello di congiunzione tra design e sviluppo. Quando si parla di CSS, tu puoi scriverlo benissimo, puoi conoscerlo appieno, ma non è detto che riesci a fare un design in pixel perfect, ne parlavamo giusto prima, poi per quanto pixel perfect può sembrare. Si parla pur sempre di design perché appunto, puoi scriverlo bene, puoi conoscerlo appieno, ma devi anche avere l'occhio per fare un design in pixel perfect. Devi essere attento al dettaglio, devi comunicare anche bene con i designer. Fare il lavoro del front-end developer vuol dire anche questo, vuol dire comunicare bene con i designer, non creare conflitti, capire quali sono le necessità e poterle risolvere, ma soprattutto anche saperne quel minimo di UX e quel minimo di accessibilità che serve per costruire magari un componente, una pagina, un flusso di acquisto e qualsiasi altra cosa. E queste cose non arrivano solo necessariamente al designer, ma devono essere conoscenze che deve avere anche lo sviluppatore front-end. Perché la UX, ricordiamolo, non è che finisce dove finisce il mockup, finisce dove l'utente utilizza quel particolare sito, componente, eccetera. Quindi il lavoro dello sviluppatore è importante tanto quanto quello del designer quando si parla di accessibilità e usabilità. Detto
Detto questo, mi sono scordato qual è la prossima slide, quindi adesso la vedremo. Perfetto. Croce delizia. Che cosa vuol dire? Abbiamo detto prima che il CSS non è un linguaggio perfetto. È un insieme di tantissime regole, lo sappiamo bene, sono cresciute in maniera esponenziale, l'abbiamo detto prima, e sono parecchio anche cambiate nel corso del tempo, ovviamente. E tante di queste regole adesso, cioè usiamo tante regole del passato, tante regole nuove, alcune che idealmente non sarebbero ancora neanche supportate a pieno, ma cominciamo già a utilizzarle, pensiamo a CSS Grid, è parte dello standard, ma è ancora una feature sperimentale, anche se in produzione praticamente la usiamo in gran parte, probabilmente. E questo che vuol dire? Vuol dire che nel tempo uno dei grandi pregi del CSS è che è cambiato un po', è cresciuto, ci sono state tante metodologie nuove che l'hanno accompagnato, prima abbiamo parlato di CSS in JavaScript, di style component, appunto, framework, cose varie, ma quello che non è mai successo è che nulla è stato deprecato. Tutte le regole che ci sono state dall'inizio dei tempi, dal 94-96, sono sempre lì, lì rimangono, e adesso esistono banalmente tanti, tantissimi modi di fare determinate cose, e le regole non sono sempre chiare e leggibili, e soprattutto facili magari delle volte da ricordare e da applicare. Un esempio molto banale, lo conoscete tutti, Vertical Align Center. Uno sviluppatore wannabe vede questa cosa, magari non conosce il CSS, e pensa, oh figo, questa regola qui mi serve per centrare qualcosa in maniera verticale. No, in realtà no, o meglio, sì, ma su un piccolissimo sottoinsieme di regole, proprio perché il CSS appunto è anche un agglomerato di regole. Tu puoi usare benissimo una regola, ma può non fare nessun tipo di effetto. Deve essere necessariamente accompagnata magari da un'altra regola. Pensiamo a tutto quello che funziona con Flexbox, appunto, Grid, eccetera. Ci sono tante regole che si vanno a mischiare insieme. E questo va semplicemente a aumentarne la complessità. Dicevamo prima che, tra l'altro, le regole non sono mai state deprecate. Questo è vero che nel tempo ho fatto diventare il CSS un linguaggio molto grosso, perché adesso le regole da imparare per conoscerlo appieno sono tante, continuano a crescere, continuano a variare parecchio, ma da un'altra parte questa è anche una figata. Pensate soltanto a questo, che conoscerete penso tutti, è un sito uscito nel 1996, in realtà applica veramente pochissime regole di CSS, è fatto tutto con le tabelle, e noi lo possiamo vedere esattamente come era stato pensato nel 1996. Quindi è una figata perché possiamo ancora vedere queste cose qui, anche se stiamo parlando praticamente di storia o era geologiche fa per quanto riguarda il web. E poi vabbè, potremmo ancora scrivere oggi CSS come lo scrivevamo nel 96, ma magari non facciamolo, questo è un altro discorso. Quindi, qual è la soluzione? La soluzione ovviamente viene facile. Servirebbe un nuovo linguaggio. Un nuovo linguaggio che tenga conto di tutte quelle che sono le regole che sono cresciute nel tempo, quelle che si dovrebbero eliminare, quelli che sono stati gli errori nella costruzione del CSS, eccetera, eccetera. No, vabbè, sto scherzando. Ci hanno obbligato tutti a fare delle slide di scherzo. Lo dico io, così almeno lo sapete tutti. No, vabbè. Comunque, ovviamente, non è troppo uno scherzo, nel senso, il CSS è un bel linguaggio, ha i suoi problemi, però non si può cambiare. È una delle non è così facile cambiarlo. È una delle fondamenta del web, esattamente come l'HTML. E anche essendo una fondamenta del web, comunque non viene visto bene o viene spesso disprezzato, come se, ok, e poi c'è il CSS, e questo lo sappiamo tanto bene. Oppure, vabbè, potremmo banalmente aspettare che le intelligenze artificiali cominciano a fare il nostro lavoro, così andiamo in pensione e ce la finiamo lì. Soluzione che potrebbe non essere così tanto lontana in realtà. La soluzione in realtà forse la conoscete già, è fra virgolette una soluzione, è un aggirare il problema se vogliamo. Chi conosce questo articolo? Ok, pochi in realtà. E mi aspettavo di più, ma è proprio per questo che in realtà ho portato questa cosa sul palco.
perché è un argomento di cui non si parla così tanto, soprattutto in Italia. E cioè che è un articolo fatto nel 2019, se non mi sbaglio, c'è scritto, sì, gennaio 2019, da Chris Coyer, o Coyer, non so come si pronunci, che è sostanzialmente il fondatore di CSS Tricks e CodePen, che immagino invece conoscerete. E che cosa dice Chris? Chris, scusate, bevo un attimo. Che cosa dice Chris nel 2019? Dice il lavoro del front-end è diventato parecchio ampio nel corso del tempo, è cresciuto tanto, è evoluto tantissimo. Le conoscenze base per essere uno sviluppatore front-end sono diventate tantissime e spesso una persona sola difficilmente le ha. Lui infatti si immagina un colloquio di lavoro, questa è una slide presa proprio dal suo articolo, in cui c'è un annuncio di lavoro per front-end developer e ci si presentano due sviluppatori. Uno, anzi una in questo caso, che lavora praticamente su JavaScript, su tutta l'architettura JavaScript, su React, Next, fa chiamate API con GraphQL, eccetera. E l'altro invece, dall'altra barricata, che invece conosce molto bene CSS, l'architettura SAS, l'interaction design, ne conosce di UX e accessibilità. Vabbè, 2019 c'è anche Word, Steam e Light jQuery, però passiamoci un attimo sopra. E chi dovrebbe essere preso da. Chi dovrebbe essere assunto da questa azienda? Ovviamente la risposta è sempre, ecco, dipende, sono forse il terzo o il quarto a dirlo su questo palco. E dipende proprio perché dipende da cosa cerca l'azienda, da quali sono le reali skills su cui lavorerà questa persona, questa figura, e quali sono le cose che effettivamente dovrà fare. Lui chiama queste due figure in queste due maniere separate. Quindi lui dice, ok, il lavoro è diventato troppo grosso per quelli che sono le conoscenze del front-end developer. Cominciamo un po' a separare quelli che sono le due figure. Quindi da una parte abbiamo uno JavaScript engineer, dall'altra parte uno UX engineer. Sono due termini che non mi piacciono tantissimo, però ve li porto così come sono. Quindi da una parte una persona dovrebbe occuparsi di architettura JavaScript, logica o business logic, chiamate API, recupero dati e quant'altro. Dall'altra invece tutto ciò che riguarda la UX, la comunicazione con il designer, il CSS, l'accessibilità e quant'altro. In questa maniera quindi bisognerebbe avere due figure separate sul front-end che fanno ognuna le sue skills preferite, tra virgolette, o quelle che gli riescono meglio comunque. Tutto risolto? Non è così facile probabilmente. È un'ottima idea per me, ma non è applicabile esattamente così come era stata descritta. Facendo un piccolo salto nella realtà, si può fare questa cosa, ma non sono così due compartimenti stagni le due figure. O meglio, devono lavorare effettivamente sullo stesso stack. Non è possibile che chi fa JavaScript e chi lavora totalmente sull'architettura JavaScript non conosca una riga di CSS e viceversa, chi fa CSS e quant'altro non può non conoscere JavaScript, soprattutto per come stanno andando avanti i framework, per quanto è importante JavaScript in questo momento. O banalmente anche stai creando un componente che è un toggle e ti serve fare l'active on click, cioè quel minimo di JavaScript che serve per lavorare, comunque devi saperlo, magari non avere una conoscenza molto elevata. Prendiamo infatti per esempio tutte le skills che possono servire attualmente per lavorare come front-end developer. Ne ho prese un tot. Ovviamente parliamo di HTML, CSS, SCSS o SAS, JavaScript, React o comunque un qualsiasi framework come Angular, Vue, Svelte o quant'altro. Magari saper lavorare con Webpack o con Parcel, conoscere ovviamente Git, le performance web, non ce le scordiamo. Magari conoscere anche programmazione funzionale, e qui ci metto dentro anche Helm, dato che nella mia azienda
l'80% dello stack front-end lo facciamo con quel linguaggio, che è puramente funzionale e abbastanza differente da appunto il paradigma di JavaScript. Dovrebbe chiaramente conoscere di testing, API, fare chiamate API, magari con GraphQL, ma fare anche design in pixel perfect, o meglio, rifarli in pixel perfect, conoscere quel minimo di UX e accessibilità, conoscere chiaramente il browser, come funzionano magari anche le transizioni, animazioni, SVG, ma anche, che ne so, creare o aver usato il design system, e in generale conoscere quella che può essere l'architettura di un progetto, sia essa JavaScript o SAS. È tantissima roba, e probabilmente, anzi, sicuramente non è neanche tutta, però la slide è finita, quindi cerchiamo di farcela bastare, diciamo. E che cosa succede? Queste sono le slide che spesso vengono richieste proprio nei colloqui di lavoro, o meglio, non nei colloqui, negli annunci di lavoro. Per non parlare poi quando si parla di, stiamo parlando di figure front-end, quando parliamo di figure full stack, chiaramente crescono ancora di dismisura. Come avrete capito, invece, io cerco di dividere e specializzare un po' di più quelle che sono le varie cose. Prendiamo quindi tutte queste conoscenze, cerchiamo di metterle un pochino più nel mondo reale e mettiamole su un piano. Dopo qualche, o meglio, immaginiamo una figura che è appena entrata nel mondo del lavoro, quindi non è neanche uno junior, è appena entrata nel mondo del lavoro, non è improbabile che, in base anche all'azienda in cui lavora, all'ambiente lavorativo, queste conoscenze cominciano a crescere in maniera differente. Però, nei primi tempi, è molto probabile che queste conoscenze crescano in maniera abbastanza orizzontale. Quindi, si vede un pochino tutto. Dopo qualche anno, però, di lavoro, dove si sono viste tante cose, si è magari specializzati un po', si è capito quelli che sono i punti forte, punti di forza personali, queste skills possono cambiare. E voi mi direte, ok, ma io dopo 10 anni di lavoro tutte queste skills ce l'ho. E io vi dico, è vero, ce l'ho anch'io tutte queste skills, però non è che ce l'ho tutte quante a un livello massimo. Queste skills crescono in maniera differente, è normale. Ognuno di noi ha dei mindset o comunque delle preferenze nel modo in cui scrive e fa le cose, o anche nel modo in cui le percepiscono, o magari banalmente sono dettate dall'ambiente lavorativo e dalle cose che ha fatto nel corso del tempo. Non è improbabile quindi che da un lato delle figure riescano a crescere in un modo, che sono esattamente quelle che abbiamo visto prima, magari quelle di quello che veniva chiamato il JavaScript Engineer. Questo però non vuol dire che non debba avere delle conoscenze anche molto più basilari di CSS, UX, accessibilità, eccetera. Dall'altra parte, figure invece un po' più prontate magari al design, perché magari vengono spesso anche dal mondo del design e si affacciano al mondo dello sviluppo, è una cosa che è successa a me, per esempio, sviluppano invece altre skills, preferiscono altre skills. Chiaramente, anche qui, ritorniamo a dire che non è che le altre skills devono essere a zero. Per quanto mi riguarda, le skills devono esserci sempre un minimo, cioè ci deve essere sempre una conoscenza base delle skills non preferite, tra virgolette. Perché questo? Perché si lavora insieme, si lavora sullo stesso stack, e se andiamo a creare troppi compartimenti stagni, esattamente come succede tra i designer spesso e i front-end, in cui io sono stato sempre l'anello che cercava di collegarli, non farli dire a nessuno e risolvere i problemi. Non dividere troppo e creare compartimenti stagni, anche magari tra JavaScript Engineer, UX Engineer o come vogliamo chiamarlo, potrebbe creare ancora differenze e, tra virgolette, lotte tra questi due filoni. Ok, quindi abbiamo visto che comunque queste due figure effettivamente esistono, possono esistere, è un discorso probabilmente molto più di mindset, quindi qualcuno a cui piace più la logica di qualche tipo e qualcun altro, sto parlando a caso, qualcuno a cui piace più la logica e qualcuno a cui piace più l'aspetto di design. Però, giustamente, la domanda potrebbe sorgere spontanea. Ok, però stiamo parlando comunque di front-end developer. Serve davvero suddividere le professioni? Stiamo parlando di front-end developer che hanno una conoscenza già
base, possono effettivamente lavorare su tutto lo stack, ma preferiscono e fanno magari meglio una parte o l'altra. La mia semplicissima risposta è sì, serve comunque suddividere le figure magari. Perché? Proprio perché questa cosa potrebbe aiutare banalmente nell'assunzione delle persone, nell'hiring. Cioè, le aziende dovrebbero effettivamente, in fase di annuncio di lavoro, colloquio, eccetera, ma anche una volta che una persona è entrata in azienda, conoscere, capire quelle che sono effettivamente le skills che servono all'interno del proprio team. Perché non in tutti i team può servire una persona che ne sa pacchi di CSS e di design, perché magari non fanno prodotto o magari non hanno designer in azienda e quindi banalmente non serve quella conoscenza così grande. Dall'altra parte invece magari alcune aziende hanno bisogno di più persone che lavorano sulla parte puramente più visiva di quello che è il front-end. Quindi, risposta mia breve, sì, questa suddivisione potrebbe funzionare, ma non per delle figure junior. Probabilmente le figure junior dovrebbero avere e maturare comunque una conoscenza molto base. Dovrebbe essere più una specializzazione che si prende arrivati a un certo punto della carriera o comunque delle proprie conoscenze e skill. Funziona sempre? Ovviamente questa cosa non posso dirla. Probabilmente no, dipende molto dalle aziende, ma anche dai team stessi che lavorano all'interno delle aziende. Ad esempio nella mia azienda ci sono UI developer, io sono uno di questi, perché mi sono fatto promotore appunto di questa idea e l'ho portata all'interno della mia azienda, però non a tutti i team serve uno UI developer. Io lavoro sul design system e lì ovviamente è molto necessario fare attenzione al design e al pixel, se vogliamo. Quindi adesso, dopo questo breve talk, anche se Matteo mi ha rubato il finale, mi posso ripresentare a voi come Emanuele Macri. Adesso sono finalmente uno UI developer e non più un front-end developer, banalmente perché il mio mindset è un po' diverso da quello degli altri. E voi? Chi siete? Fatemelo sapere chiaramente giù sotto al palco. Grazie. Matteo. Io mi vergogno. Mi dispiace assolutamente, ho fatto veramente un grossissimo errore, non pensavo. Scusami, hai vinto il premio del miglior talk o di qualsiasi altro premio possiamo presentare. Ma anche no. Non pensavo di fare una cosa così grave. Ma no. Però sei stato molto bravo. Grazie per questa cosa molto sincera che stai dicendo. No, grazie davvero. No, va bene. Grazie, veramente grazie mille Emanuele. Se c'è una domanda dal pubblico, abbiamo anche il tempo di gestirla. Ce n'è una? C'è qualcuno che sta sventolando da là in fondo? Ah, giustamente non ha il telecomando. Comunque, per quanto siamo su un palco, c'è l'ansia da palcoscenico, eccetera, qua non si vede proprio il pubblico, quindi è più facile. Comunque qui trovate i miei velocissimi contatti, mail e il mio sito dove ce ne sono altri. Non volevo metterli. Conosco, c'è qualcuno in sala che tu hai anche colloquiato addirittura. Sì, lo conosco anch'io. Ciao. Oddio, dov'è? Sono qui. Ecco. Questa divisione tra il UI developer e il JS developer, diciamo, non rischia di introdurre un'ulteriore frammentazione del processo, cioè abbiamo il designer che crea i mock-up, poi deve passare la palla ai developer, che a loro volta sono già divisi in front-end e back-end, perché la funzionalità coinvolge entrambe le fasi, diciamo, gli aspetti. Cioè, non rischia di introdurre un ulteriore passaggio in cui, diciamo, il JS developer crea la struttura, l'architettura, i componenti abbozzati, diciamo, e poi un ulteriore passaggio per lo UI developer? Trattamelo bene, che mi sembra veneto. La mascherina. Allora, sì, assolutamente sì. Infatti, quello che ho provato brevemente a dire prima, cioè creare dei silos non è mai una cosa buona, ovviamente. Questa figura qui, per quanto mi riguarda, quella dell'UI developer o l'UX engineer, eccetera, dovrebbe già essere un ponte tra quello che è il mondo del design e quello che è il mondo dello sviluppo. È assolutamente vero,
E per quello che dico, non è sempre necessario avere delle figure specializzate totalmente su qualcosa o su qualcos'altro. Dipende molto da dove lavorano e sulle dalle cose che devono fare. Mia esperienza puramente personale, appunto, design system, UI developer serve tantissimo, non c'è troppissima logica da fare, anche se abbiamo degli sviluppatori comunque front-end che ne sanno a pacchi di logica e JavaScript, però io banalmente mi occupo di quella parte che viene un po' prima, quella un po' più visuale. Quindi, giustissima osservazione, dipende molto da cosa deve fare effettivamente e da cosa deve fare nel team lo sviluppatore, per quanto mi riguarda. Grazie, grazie ancora Emanuele. Ciao. Tacco.